Mercoledì 16 novembre, ben ritrovati cari amici di Filo Diretto, sono le 12 e un minuto, siamo come sempre in diretta insieme a voi, lo saremo fino a ridosso del telegiornale delle 12:30. Stiamo aspettando il sindaco di Alessandria, Rita Rossa, come sapete si è presa l'impegno di venire ogni mercoledì a rispondere alle tante domande che ci fate abitualmente attraverso questa trasmissione. Ha deciso di mettersi a disposizione dei cittadini per evitare forse anche il fatto che noi continuiamo a telefonare ai vari assessorati per portare le vostre istanze. E qui è arrivata, quindi il tempo di microfonarsi e siamo in diretta. Intanto vi invito, proprio per il fatto che, come vi ho detto, siamo in diretta, se volete prenotarvi al telefono 01 31 23 10 92 per mettervi in contatto con noi e, se volete, fare appunto delle domande al sindaco, che vi parla direttamente, quindi in questo modo riusciamo a risolvere immediatamente i problemi laddove ovviamente si possono risolvere seduta stante, anche perché la mercoledì scorso avete avanzato. Buongiorno signor sindaco, aspetti che come andiamo? Bene, grazie, si tira indietro il... Beh, sono contenta che siamo colorate tutti e due stamattina. Sì. Portiamo una nota d'allegria nelle case. Meno male che lei almeno... Il nero sfina, io già sono tra quelle non proprio da definirsi magre. No, meno male che almeno gli occhiali rossi. Grossa. Esattamente, allora cerchiamo. Io sono perennemente vestita a lutto, quindi... Allora, dicevo che ho detto ai nostri telespettatori di chiamare e di farle delle domande, che dove riesce ovviamente risponde immediatamente. Intanto io però, ho fatto anche i compiti a casa. Ecco, che mercoledì scorso sono arrivate alcune domande. E avevo detto che mi sarei informata presso gli uffici. Al genitore che aveva telefonato dicendo che nell'area, nei pressi della scuola Morando, poteva essere utile ricavare uno spazio per il parcheggio, se l'area a cui lui si riferisce è quella che abbiamo verificato, è una destinazione da piano regolatore a parco pubblico, quindi a zona pubblica, e quindi per poter realizzare un parcheggio naturalmente bisognerebbe cambiare il piano regolatore, anche se anche questa partita non è semplicissima, perché il piano regolatore deve essere rispettoso degli standard, si chiamano così per legge, urbanistici, e cioè il rapporto metrico tra spazi destinati agli insediamenti abitativi, produttivi, spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde pubblico. Quindi l'area che io ho capito, però potrei aver capito male, quindi magari qualche specifica in più, è ad oggi individuata a parco pubblico, quindi bisognerebbe modificare. La fermo. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Sì, prego. Buongiorno, buongiorno signor sindaco. Buongiorno. Io mi chiamo Laura e telefono da Alessandria. Sì. E volevo farle una domanda, volevo sapere se c'è un programma, qualcosa per far demolire quelle due specie di bar, chiamiamoli così, che ci sono davanti alla stazione. Volevo solo chiedere quello. Perfetto, la ringrazio. Grazie, buongiorno. Allora, se vuole prima rispondere, sì, almeno poi... Tanto rispondo prendiamo subito alla domanda. Come vuole. Allora, no, rispondo subito alla domanda. Okay. Sì, dunque, procediamo per l'ex Cangiassi ad un nuovo bando di gara, perché è ancora una struttura, diciamo, in buono stato, e quindi poiché era stata data deserta ed era diciamo pubblicata insieme anche alle altre, abbiamo dovuto riprocedere con tutto l'iter amministrativo. Sicuramente butteremo giù il Piccadilly, e abbiamo avuto l'ok dalla sovrintendenza, non perché siano
oggetti di pregio artistico, ma perché per la norma che è definita nel nuovo codice degli appalti, essendo bene pubblico, ci vuole anche l'assenso della sovrintendenza per evitare appunto che le amministrazioni abbattano beni senza avere controllo. Per quanto riguarda l'ex Zerbino, in un primo momento avevamo previsto l'abbattimento, è possibile invece realizzare da parte di AMAG un investimento per creare lì degli uffici direzionali di informazione per il teleriscaldamento che abbiamo deciso di estendere a tutti i quartieri della città tranne il centro per evidenti motivi di composizione urbanistica, per trasferire gli uffici di AMAG Mobilità, ex ATM, che oggi sono in stazione, che hanno anche un costo d'affitto esattamente in quella struttura, e quindi in sostanza l'abbattimento del Piccadilly diciamo elimina un motivo di fatiscenza. La ristrutturazione e la funzionalizzazione invece dell'ex Zerbino è anche elemento di maggiore controllo della zona. Okay. La signora invece che parlava dei marciapiedi di Corso 4 Novembre, Corso 4 Novembre è lungo, non tutti sono degradati, avremo bisogno di sapere se poi telefona in redazione e gentilmente ci potete fornire il civico, perché sono previste invece delle sistemazioni laddove ci sono intersezioni tra Corso 20 Settembre e Corso 4 Novembre per i lavori che si stanno svolgendo, anche per definire il raccordo con la pista ciclabile. Ok, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Piero. Buongiorno signor Piero, prego. Buongiorno, cerco di essere più rapido. Bravo, grazie. Allora, io ho due cose. Una cosa, il teleriscaldamento ha squarciato Corso Acqui, perché non ha messo il porfido? Se fosse casa nostra, che lo facciamo mettere? Uno. Il secondo è questo. Siccome abbiamo due rotonde di credito, non fate il Ponte Meyer, possiamo metterne una sulla via Casal Cernelli, via Maria Bensi. Quest'anno abbiamo avuto una bella serie di incidenti e lì c'è già stato anche un morto. Cercare di regolarizzare quel punto lì. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Grazie. Allora, la ringrazio per la prima domanda, perché ci dà modo di chiarire, oltre le innumerevoli volte in cui abbiamo fatto comunicati stampa, è vero, è stata squarciata Corso Acqui, è stata rappezzata non per negligenza o per noncuranza, il porfido sarà ripristinato non appena saranno trascorsi i mesi necessari, perché come capita sempre possono verificarsi avvallamenti. Devo dire che anch'io avrei fatto la stessa domanda se fossi stata ignara, diciamo, delle procedure, perché è necessario, quando si fanno degli scavi e quindi non solo si procede, come dire, alla sistemazione di una strada, ma essendoci lì sotto uno scavo che ha previsto la posa di un tubo, naturalmente c'è bisogno di un tempo che è di circa 12 mesi di assestamento, perché la strada potrebbe cedere un po', scusate il paragone macabro, ma quando si seppelliscono nella terra i morti non si può fare subito la ricopertura, bisogna aspettare un annetto, per le stesse motivazioni, perché essendoci un vuoto sotto determinato dalla posa del tubo c'è bisogno che, diciamo, la strada si assesti, altrimenti c'è il rischio che si fa il porfido e si deve rifare due volte. Quindi le asfaltature che stanno male, danno fastidio, sono brutte, sono assolutamente provvisorie e necessarie per determinare l'abbassamento della strada. E dopo si interverrà e la ditta interverrà nel ripristinare. Tra l'altro noi abbiamo fatto mettere le fideiussioni perché chiunque, anche Vodafone, Telecom, eccetera, che voglia utilizzare il sottosuolo per mettere dei servizi, è tenuto a ripristinare in modo corretto. Quindi altrimenti ascoltiamo. Esattamente. La seconda richiesta, ma per quanto riguarda il ponte non è mai stata prevista la rotonda dai progetti, devo dire anche qui da cittadina anch'io avrei immaginato una viabilità con la rotonda, me la immaginavo prima di vedere naturalmente il progetto che è stato pensato dai tecnici. Il problema è, se fosse stata la rotonda avremmo dovuto togliere il parcheggio di Piazza Gobetti e questo non sarebbe stato funzionale anche alla rivitalizzazione di quella zona. Su via Maria Bense e via Campasal Cernelli
detta così potrei dirle di sì e fare magari anche bella figura, non so se ci siamo nei tempi, nel senso che non sono in grado di dirle che entro l'anno possiamo finanziarla, anche perché ci va uno studio tecnico e io sono totalmente non competente a dire se in quel punto, poi bisogna studiare il punto, bisogna capire quanto spazio ci vuole, perché occhio via Maria Bensi all'intersezione con via Casal Cermelli non mi sembra che ci sia uno spazio tale per consentire una rotonda regolare, fare le rotonde piccole è naturalmente non funzionale, però una verifica tecnica con un compito a casa la faccio ben volentieri, sapendo che non è quest'anno che possiamo fare l'investimento, ma prepararci con il progetto può essere utile. Allora, passiamo ancora a una telefonata. Non c'è? Ok, allora, sì o no? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo ti ho acceso adesso il televisore, non so se la domanda è già stata posta. Volevo, via Savona, anche se non c'è il porfido, è venuta benissimo, perché è scorrevole, non c'è più tutte quelle buche che c'erano precedentemente. Vi faccio i complimenti per i lavori fatti. Grazie. Volevo sapere di Viale della Repubblica, che è in uno stato veramente pietoso, diciamo. Grazie, buongiorno. Avremmo previsto di ripristinare il porfido, utilizzando il porfido tolto in via Savona, per sistemare naturalmente i buchi di porfido che oggi ci sono, per cominciare a fare un primo intervento. Sempre in ossequio al principio di verità e di trasparenza, dico che non è previsto il rifacimento completo di Viale della Repubblica, credo però che l'ammaloramento del porfido possa essere tamponato così come ho detto, e vorrei farlo con delle squadrette anche in altri punti della città. In futuro naturalmente dovremo metterlo in cantiere. Continuano ad arrivare telefonate, signor Sindaco. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Prego. Pronto? Sì, sì. È in diretta, faccia la domanda. Buongiorno, vorrei parlare. Buongiorno, signor Sindaco. Buongiorno. Buongiorno a lei e alla signora che è di fianco. Buongiorno. Prego. Io sono cittadino di Alessandria. Sì, faccia la domanda, per favore. Faccio la domanda. Allora, da due anni sta parte, tutte le banchine di via Spato Marengo e Spato Vermoni sono tutte rotte ancora. Da due anni che sono là. Una, i simboli che sono tutti rotti. Ti dico solo una cosa. Io sinceramente guardo veramente quello che passa giornalmente in tutte le cose. E ho visto che la rotonda stanno lavorando molto bene. E lei lavora bene anche per quanto riguarda le foglie, pulite e tutto quanto. Però queste cose, sapendo che l'Alessandria è una città di anziani, e vuol dire che i simboli se sono rotti, va bene, a un certo momento fanno quello che possono. Qualcuno è caduto per terra, l'ho tirato il fuoco. Chi parla ha 94 anni, giornalmente va in giro e parla dei pensionati. Signor Sindaco, queste cose, è anni che lo dico, io mi auguro che lei ne prenda considerazione. La ringrazio. Arrivederci e complimenti. Grazie e un abbraccio, e grazie anche per le sollecitazioni. Naturalmente anche questi sono esempi di come noi, in modo sempre trasparente, lo dico, registriamo dei ritardi rispetto agli interventi della manutenzione, perché ci stiamo impegnando da un po' di mesi nella programmazione degli aspetti manutentivi, partendo da quelli più di emergenza, perché appunto io nel dirlo mi chiedo anche scusa, ma non potevo fare diversamente. Se non avessi negli anni precedenti messo a posto i conti del comune, oggi non potrei nemmeno fare quello che sto facendo, cercando di combattere contro il tempo. Però il tema delle panchine è un tema assolutamente molto sentito, abbiamo anche risolto il problema giuridico e giudiziario di quelle panchine che erano state acquistate non pagate per intero, erano ferme con un fermo giudiziario, per poterle riutilizzare. Quindi mi sembra il signore abbia parlato di viale Marengo, di Spalto Marengo, insomma il viale lì sotto, e cercheremo di approntare in questi mesi anche quante più riparazioni o sostituzioni siano possibili, e cercheremo di mettere anche panchine laddove non ci sono, perché effettivamente per gli anziani e non solo è una risorsa importante. Pronto, buongiorno.
Pronto? Ah, non c'è, scusate, pensavo, avevo sentito il colpo, scusate. Allora, senta, tanto che aspettiamo un'altra telefonata, uno degli argomenti, non all'ordine del giorno, ma quotidiano, è sicuramente quello legato alla sicurezza, che vi vede in prima persona, proprio perché da vari sondaggi risulta che il problema della sicurezza è quello tra i più sentiti dai cittadini. Proprio oggi sulla stampa c'era un articolo dell'Appendino, sindaco di Torino, che ha incontrato il sindaco di Milano, Sala, dove sembra che venga di nuovo ripreso quella bozza di legge di Alfano che mira proprio a una maggiore sicurezza per quanto riguarda le città. Lei si è fatta promotrice di un'iniziativa o comunque di un'idea, vale a dire di portare l'esercito nei posti della città che sono più a rischio, quindi insomma sembra che comunque questa ipotesi possa trovare un fondamento, nonostante le polemiche che allora c'erano state quando lei lo aveva annunciato. Ma io non ho inventato nulla, nel senso che il governo già dalla precedente, diciamo, composizione del governo aveva varato un progetto denominato Strade Sicure per l'utilizzo di contingenti di esercito nelle città e non solo nelle grandi città, nelle metropoli e nelle città metropolitane, non solo con uno sforzo straordinario, per esempio sono stati impiegati per il Giubileo, giustamente, ma anche a Verona ci sono, diciamo, c'è l'esercito, è stato usato per Expo. E mi chiedevo perché non poter usare contingenti, non per militarizzare le città. Tra l'altro io ieri ho sentito il sindaco Sala che ha chiesto l'esercito per zone della città che non sono esattamente le zone dove sono individuati gli obiettivi sensibili, cioè il Duomo, Palazzo Marino, il Castello Sforzesco o la zona Expo quando c'era Expo. Quindi vuol dire che il tema dell'utilizzo dell'esercito, non è che ci fossimo sentiti prima, poi non so se avesse letto, quindi la proposta che avevo fatto non era assolutamente una boutade, era l'idea che, essendoci pochi contingenti anche di polizia e carabinieri, nonostante la nostra città rispetto ai dati sia una città mediamente più sicura di altre, questo bisogna dirlo, i dati della questura sono verificabili, però ci fosse ancora solo la lamentela di uno, due, tre, è comunque un problema che io vorrei poter affrontare. Naturalmente non basta l'esercito, ci vogliono risorse per le politiche sociali, per le politiche inclusive, c'è il tema della povertà che è un tema grandissimo, ci sono temi molto complessi anche legati all'immigrazione, anche legati alla gestione dei rifugiati, per i quali i comuni devono essere coinvolti di più e meglio, perché è chiaro che se dobbiamo sistemare dei numeri, perché lo sappiamo che cosa capita, e tutto il sistema è sulle prefetture che fanno i bandi, e questi bandi sono aperti agli enti, le associazioni, le cooperative che mettono a disposizione i luoghi dove sistemare queste persone insieme a progetti di accompagnamento, e questo va bene, però se poi questi luoghi sono appartamenti nei condomini e non è possibile verificarlo da parte delle prefetture, o comunque non è un motivo di preoccupazione, per un sindaco invece lo è, perché per quanto si vogliano fare progetti di accompagnamento, se poi, diciamo così, si mettono lì delle persone senza preparare quelli che ci sono, senza accompagnare, senza i progetti, e purtroppo in Italia ce ne sono tanti di casi così, o forse magari si cercano anche diciamo di raggiungere i migliori risultati o i maggiori risultati in termini di ricavo economico mettendo più persone, e si creano delle problematiche che sono oggettive, non è che me le invento, vogliamo essere quelli che tirano sui muri, no. Se non guardiamo in faccia il problema e non vediamo che ci sono problematiche oggettive, non tentiamo di risolvere, i problemi si ingigantiscono. Allora, il tema dell'esercito naturalmente è un'altra cosa, però il tema della sicurezza, che è complesso, può essere affrontato anche così. Ho visto che Sala lo ha chiesto, io gli ho telefonato e ho detto facciamo una rete di sindaci, perché magari mettere dei contingenti, ripeto, non per militarizzare la città, perché ad Expo, mi diceva il sindaco Sala, l'esercito, i militari sono stati disponibili, collaborativi, inclusivi, e sono stati di grande aiuto.
Il ministro Pinotti, che ho sentito anche lei su questa vicenda, dice: noi abbiamo messo a disposizione l'esercito perché comunque si liberano contingenti di polizia e carabinieri che possono dedicarsi di più e meglio alle attività investigative. E allora perché limitare questo progetto solo alle grandi città? E comunque abbiamo visto che anche nelle grandi città vengono impiegati e richiesti, e Sala ha fatto questo per vie o quartieri, quindi esattamente come se fossero piccole comunità. Non è risolutivo del tema della sicurezza, e ripeto, Alessandria non ha le caratteristiche di Milano, però ci sono anche i termini di prevenzione, c'è anche, come dire, la richiesta di una rete di confronto fra comunità che mette insieme strumenti diversi, dal controllo a naturalmente le politiche che devono essere di maggiore inclusione, di accompagnamento, il tema anche di tutte le politiche sociali è chiaro che va sostenuto anche con delle risorse, questo è dubbio. So, i contributi per gli affitti, non dico il reddito di cittadinanza per come se ne sta parlando, perché bisognerebbe approfondire, ma la Regione Piemonte sta varando dei provvedimenti, vanno finanziati, perché è chiaro che un sostegno al reddito o reddito indiretto bisogna che i comuni siano in grado di poterlo erogare. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Carlo di Alessandria. Prego, buongiorno, abbiamo ancora 4 minuti, prego. Sì, una cosa veloce da dire al sindaco. Sì. Volevo comunicare, non so se il sindaco lo sa, che la settimana scorsa sono arrivate a casa le multe del 10-11 settembre che hanno fatto alla festa della cittadella lungo, sì, lungo la via Pavia. Divieto di sosta, io sono uno dei colpevoli che ha parcheggiato sulla pista ciclabile, ma con i bambini non c'era nessun altro posto dove parcheggiare le macchine. Per favore. Sì, sì, essendo ancora punto e chiuso. Volevo ringraziare comunque la Polizia Municipale per queste 200 multe che hanno fatto nella domenica dell'11 settembre. E poi un'altra cosa, ieri sono passato in via Dante, dopo le 4 è chiusa, le macchine comunque transitavano perché basta che uno sposti le transenne e gli altri dietro passano, non c'è mai un vigile che fa le multe, idem come davanti alle porte che sono sempre parcheggiati in seconda e terza fila. Grazie, buongiorno. Oh, sì, buongiorno. Dunque, sono diversi cittadini che mi hanno detto che l'11 di settembre, 9, 10, 11 c'è stato lo sport in cittadella, però cioè, qui mettiamoci d'accordo, le regole, poc'anzi il signore ha detto sì, ma in via Dante se spostano la transenna, se tu non sei un residente non devi spostare la transenna. Adesso procederemo a mettere i piloti in molte vie e via Dante è una di queste, quindi con il telecomando lasciato solo a coloro che sono residenti e quindi possano transitare o i mezzi di soccorso. Questo lo faremo anche in via Milano. Però è chiaro che o partiamo dal presupposto che le regole vanno rispettate, oppure non è che si può dire ah, ma i vigili sono venuti a fare le multe. I vigili quel giorno sono venuti a fare le multe perché sono stati chiamati, perché se le macchine parcheggiavano ostruendo i passi carrabili dell'ingresso delle abitazioni, e poi nel momento in cui al comando vigili arrivano diverse telefonate, non è che i vigili possono girarsi dall'altra parte, sono tenuti e obbligati ad intervenire, perché altrimenti anche loro infraggerebbero le norme e le leggi. Dopodiché noi abbiamo un contingente di circa 70 vigili per tutta la città e ci sono luoghi, e la cosa curiosa è che ci sono persone che si lamentano perché non si fanno le multe o persone che si lamentano perché le multe vengono fatte. E io credo che se si rispettano le regole, chiaro, a commento, oggi per andare in cittadella, essendo aperto il Ponte Meyer, avendo a disposizione da una parte il parcheggio di Piazza Gobetti e dall'altro il parcheggio adiacente alla cittadella, probabilmente ciò che si è verificato l'11 settembre non si verificherebbe più. In quel momento c'erano ancora i cantieri e purtroppo i vigili non sono andati lì apposta perché Piatto Rico, Micifico e adesso insomma ci sono tante, sono stati chiamati, questo lo so per certo. Okay. Perché anch'io ho preso la stessa, quindi lo so per certo, nel senso che quel giorno lì andando ho detto ma ci hanno chiamato il sindaco, quindi. Non so quanti minuti mancano, 2 minuti, riusciamo a parlare del fatto che Lega Ambiente è tornata sui sondaggi per quanto riguarda la malaria, identificando Alessandria come ancora una volta la città tra sì, le più inquinate di Allora, questa è la cartina della Regione Piemonte. Là.
questa è la cartina della regione Piemonte, a parte le zone verdi che sono praticamente le montagne, il resto è la pianura padana, è la condizione nella quale siamo. Noi aderiamo al protocollo, domani porteremo in giunta una delibera nella quale aderiamo al protocollo regionale, ma i dati, perché poi bisogna intervenire assolutamente, maglia nera purtroppo lo sono molti dei capoluoghi delle città del Piemonte, è chiaro che Legambiente si basa, e guardare al peggio è sempre utile, sì, si basa sulla centralina di Piazza D'Annunzio, ci sono anche altre centraline e la media, diciamo, delle rilevazioni registra nel 2016 una media che la soglia degli sforamenti è 40, noi ne abbiamo 26, quindi in realtà non siamo peggio di tanti altri, ma questo non vuol dire che vada bene, noi adesso adotteremo dei provvedimenti, è chiaro che il chiudere le città determina problematiche di altro tipo. Cominceremo aderendo al protocollo che la Regione Piemonte ha approntato e quindi allo scattare di alcune consecutive diciamo situazioni di sforamento cominciano a scattare i divieti per gli Euro 3, per i diesel, le barriere e pian piano si allarga il provvedimento. Dopodiché gli anni scorsi quando abbiamo chiuso vi assicuro che siamo stati inondati di problematiche perché i bambini da portare a scuola, le attività commerciali, cerchiamo di reggere perché per il periodo natalizio se chiudessimo il centro storico cominceremmo a creare un problema anche al commercio. Cerchiamo di intervenire anche con pulitura delle strade, lavaggio più frequente, così come avevamo già fatto lo scorso anno. Comunque naturalmente questo tema nella pianura padana c'è. Dico una cosa, il progetto di teleriscaldamento va esattamente in questa direzione, nel far diminuire le emissioni di polvere di PM10, di anidride carbonica. Al Cristo, dove già quello funziona, si registrano delle diminuzioni importanti e se parlate con chi ce l'ha in casa, al di là di registrare una diminuzione sulla bolletta, registra anche meno polvere in casa, il che vuol dire che c'è un vantaggio assolutamente stringente ed è per quello che noi vogliamo estendere questa rete a tutta la città, tranne il centro storico per il momento, per questioni di tipo urbanistico. Le faccio venire l'ansia. Grazie. Ci vediamo mercoledì prossimo. Perfetto. Grazie a voi tutti, adesso la linea al telegiornale con Filo Diretto, domani alle ore 12, buon pomeriggio.